Sono trascorsi 2 anni dalla morte di Luigi Goretti. È il 5 luglio del 1902. Assunta, rimasta vedova, continua ad abitare nel casolare di Cascina Antica. Come tutto è cambiato, Maria, da quando tuo padre non c'è più. Non potremo ritornare alla nostra Corinaldo. Non abbiamo soldi. A noi purtroppo mancano gli uomini per lavorare la terra e i serenelli se ne approfittano. Non siate triste, mamma. La Madonna ci aiuterà. Riusciremo a superare questi brutti momenti. Coraggio. Ma se i figli che hanno bisogno di pane, di abiti, di tutto. Ormai, mamma, anche noi ci facciamo grandi. Vi aiuteremo. Ricordate quello che diceva papà. Dio sempre provvede. Hai ragione, figlia. Ma anche tu, Maria, hai perduto il tuo bel sorriso. Mamma, che cos'hai? Sei così strana. Poco fa ho sentito che Alessandro ti rimproverava. Alessandro è cambiato, mamma. Mi fa tanto soffrire. Assunta! Assunta! Che c'è, Alessandro? Guardate questa camicia. Mancano i bottoni. Come brava, la vostra figliola? Ma non l'ho neanche vista. Te l'avevo data, sì? Dammi, la rammenderò subito. E non fare la santarella, solo andiamo. Alessandro, non essere irragionevole. Perché tratti così Maria? Vai al tuo lavoro adesso. Va bene, ma la vostra maglietta è una buona nulla. Mi dispiace, mamma. Pazienza, figlia mia. Alessandro ha 19 anni. Tra poco sarà chiamato alle armi e finalmente se ne andrà. Dov'è il falcetto, Maria? Sulle scale, mamma. Adesso bisogna che vada sul campo, altrimenti i serenelli. Tu pensa a far mangiare Teresina? Sì, mamma. Figlia, quanto sei cara. Ci vediamo stasera. Che devo fare, Madonnina mia? Tu sola sai perché piango. Come è diventato cattivo Alessandro? Prima non agiva così. Per 2 volte ha cercato di farmi commettere peccato. Avrei voluto dirlo alla mamma, ma mi è mancato il coraggio. E poi che succederebbe? Dove andremmo noi? Dove? Oh, se ci fosse papà. Proteggimi tu, Madonnina mia. E ti prego, aiuta anche Alessandro. Fallo diventare buono. Quanta paura mi fa. L'ultima volta mi ha detto che se avessi parlato mi avrebbe ucciso. Vergine santa, tu sola puoi aiutarmi. Dopo aver sistemato tutte le faccende, Maria siede sul pianerottolo della scala che porta alla cucina per rammendare la camicia di Alessandro. Teresina dorme su un cuscino accanto a lei. Il sole d'estate splende alto e la palude sembra rivestita d'oro. D'un tratto, ecco apparire Alessandro. Sale le scale di corsa, passa davanti a Maria disinvolto ed entra in casa. Maria? Maria, mi senti? Che vuoi? Vieni dentro, ti voglio parlare. Ti sento bene anche da fuori. Vieni qua in cucina. Non posso lasciare Teresina sola. Va bene, se non vuoi venire tu, ci porto io. Che fa? Che fa? Lasciami, non lasciami. Zitta, tanto non ti sente nessuno. Mamma, non chiude la porta. Mamma, aiuto. Lo vedi che se ti chiudo la bocca non puoi gridare. Mamma. Chi dà questa forza? Non so fare, fai peccato. Alessandro, tu vai all'inferno. Zitta. All'inferno, no. Vedi no. Questo pugnale? Questa volta consenti o ti uccido. No, è peccato. Dio non vuole. No. Ti uccido. No. Sono trascorse 20 ore. Maria, pugnalata a morte, si trova all'ospedale di Nettuno. Accanto al letto sono la madre e un sacerdote. Figlia, oh figlia mia. Mamma, non piangete.
Perché mi hai nascosto che Alessandro voleva condurti al male? Perché mi aveva giurato che se avessi parlato mi avrebbe uccisa? Mamma, ho sete. Datemi da bere. Il medico ha vietato l'acqua. Acqua? Datemi una goccia d'acqua. Porta pazienza, per Gesù in croce. Sì, sì, Gesù. Oh, che sete. Mamma, che sete. Dov'è Teresina? È rimasta a casa coi fratelli. Vorrei vederli tutti. Tutti. Oh, sete. Che sete, mamma. Maria. Oh. E qui c'è padre Martino che ti vuole parlare. Padre, Alessandro mi voleva fare commettere peccato. Adesso non corri più pericolo, Maria. Padre, voglio ricevere Gesù. Certo, Maria, ma prima dimmi, vuoi tu perdonare ad Alessandro per amore di Gesù? Sì, padre, sì. Lo perdono e lo voglio con me in paradiso. Lo sai, Maria, chi stai per ricevere? Sì, Gesù, che fra poco vado a vedere. Oddio, non sono degna di questa figlia. Portatemi accanto al quadro della Madonna. Voglio stare accanto alla Madonna. Oh, oddio. Mamma!